Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Ieri mattina apro Instagram per fare una story e boom, mi si apre una nuova schermata con un layout diverso, con delle icone posizionate in altri punti dello schermo, ma soprattutto con una nuova parola, Reel. Ne avevo già sentito parlare, avevo sentito che sarebbe stato un po' l'attacco di Instagram a TikTok, però ora ce l'avevo proprio davanti a disposizione per testarlo e sperimentare. Partiamo dall'inizio, che cos'è Instagram Reel? Si tratta di una nuova funzionalità che potete trovare all'interno di Instagram e che permette di creare dei brevi video della durata di 15 secondi, un po' come quelli che trovate su TikTok. Quando aprite la fotocamera di Instagram potete selezionare la funzione Reel, la trovate nella parte bassa scorrendo i pulsanti finché non compare proprio la scritta Reel, poi vi compaiono sulla sinistra degli strumenti che servono a migliorare i Reel, quindi l'aggiunta di una canzone, scegliere degli effetti per registrare la clip in maniera creativa. Anche qui c'è un conto alla rovescia, così potete sapere quando partirà la ripresa e si può anche regolare la velocità del video. In alto, come per TikTok, trovate la barra di avanzamento che vi dice a che punto dei 15 secondi vi trovate. I Reel si possono registrare direttamente nell'app oppure potete caricare dei video che avete già contenuti all'interno della vostra gallery del telefono. Come registrarli? Cliccando sul tasto di registrazione, poi potete fermare la registrazione e farla ripartire in maniera da creare un video con diverse clip e dopo basta cliccare sul tastino avanti con la freccetta e andate poi alla pubblicazione finale del video. È davvero tutto molto semplice e intuitivo. Ci ho giocato un po' ieri per vedere effettivamente quali fossero le varie funzionalità e per capire effettivamente in cosa fosse diverso da TikTok. Ammetto che quando avevo installato TikTok sono passati dei mesi prima che creassi il primo video perché veramente non capivo quale potesse essere il modo giusto e il modo migliore per comunicare su questo social. Poi un giorno ho deciso, mi sono buttata e ho fatto delle modifiche, insomma, lungo il percorso. TikTok mi ha subito affascinato perché era un social totalmente diverso e anche perché aveva una reach organica pazzesca. In pochissimo tempo, infatti, neanche un mese, se non sbaglio, ho superato il numero di follower che abbiamo su Instagram. Quindi sì, ha delle potenzialità veramente pazzesche e ho avuto modo di provarlo, testarlo, sperimentare. Ora che è arrivato Reels, ho voluto fare delle prove per vedere effettivamente in cosa fosse diverso da TikTok o se era effettivamente un clone, come si diceva. Allora, premesso che secondo me bisognerà aspettare ancora un po' di tempo prima di trarre delle conclusioni, perché questa funzionalità è stata appena rilasciata, mi pare sia stata rilasciata l'altro ieri. Però se guardiamo ad oggi, quindi alla situazione attuale, Reel è un po' più scarna di TikTok perché ha meno funzionalità. Però secondo me è solamente una questione di tempo prima che vengano integrate altre funzioni e che quindi assomigli sempre di più a TikTok. Un'altra grande differenza sta proprio nel fatto che TikTok è una vera e propria app che fa solo quello. Cioè su TikTok non ci sono foto, caroselli, possibilità di creare delle stories che dopo 24 ore si cancellano. Invece Reels è una funzionalità che sta all'interno di Instagram, che è l'app. La cosa che ho notato, a parte il fatto che abbia meno funzioni, è che Instagram sta diventando un posto ultra confusionario perché se ci pensate, quando si parla di video si possono fare delle story, mettere dei video su Instagram TV e adesso metterli sui Reels. Però le stories hanno una durata massima di 1 minuto, altrimenti devi farle multiple. I video di Instagram TV hanno la durata minima di 1 minuto e i Reels hanno una durata massima di 15 secondi. Praticamente quando voglio creare un video, prima devo pensare a quanto dura e poi devo decidere dove condividerlo perché se non rispetto i parametri di tempo, allora devo fare in un altro modo. Ad esempio, quando pubblico gli slideshow dei servizi fotografici che abbiamo scattato, prima li carichiamo inizialmente su YouTube. Da lì li embeddo all'interno dell'articolo del blog. Nel frattempo mi salvo il video sul cellulare e questo slideshow, che dura sempre comunque più di 1 minuto, lo carico tranquillamente nelle Instagram TV. Però per caricarlo nelle stories devo tagliarlo in blocchi da 1 minuto. Ma non si potrebbe condividere dove si vuole un video della durata che si vuole? Sicuramente avranno le loro ragioni per cui non fanno una cosa simile, però sarebbe davvero molto comodo. Ho letto diversi articoli intitolati TikTok farà la fine di Snapchat, oppure TikTok morirà a breve. Ora come ora non saprei veramente cosa dire, però da un lato avere tutte queste diverse funzionalità all'interno di una sola app è davvero molto allettante, quindi
avere Reel, Instagram TV, foto, caroselli, stories, però dall'altro lato non mi entusiasma moltissimo. Sono convinta che dal punto di vista della comunicazione si debba essere presenti su diversi social, e questo per un motivo molto semplice. Se punto tutto su un unico social e questo, ad esempio, mi diventa pagamento, mi limita ancora di più la reach organica o qualsiasi altra ipotesi penalizzante, significa che tutto il lavoro che ho fatto e la community che ho creato scompare così. Se invece differenzio i vari canali attraverso cui comunico, allora diminuisco il rischio. Per questo preferiamo avere diversi canali di comunicazione, quindi oltre a sito e blog anche Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest e TikTok. Domandona finale: userò Instagram Reels? Come per TikTok, mi prenderò del tempo per testarla, sperimentare, capire effettivamente a pieno come funziona, e poi sì, penso proprio che la userò per sfruttare al massimo la potenzialità che questo nuovo strumento può offrire, soprattutto quando si parla di una reach organica più elevata rispetto a quella dei post. Voi cosa ne pensate? Preferite TikTok, i Reels? Li userete tutti e due? Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sono curiosissima di sapere la vostra opinione su questa novità di Instagram, perché penso possa uscire davvero una discussione molto interessante che comprenda diversi punti di vista. Ragazzi, vi ringrazio per aver guardato il video, spero vi sia stato utile e ci vediamo la prossima settimana.